Lasciami rispondere. Non farlo, dai. Bambali, a cuccia, avanti. Julia Maybach. Marlene, buongiorno. Come sta, suocera cara? Cosa, Sven? No, lui è ancora a letto. Non può rispondere adesso. Davvero? Ma è una cosa fantastica. Dica a Olof che gli faccio le mie più sincere congratulazioni. Gli dirò che ha chiamato, ok? A presto, Marlene, a presto. Ascolta, tuo padre è tra i candidati alla Corte Suprema e tua madre dice che ha buone possibilità di farcela. Se scelgono lui, tua madre vorrà che andiamo a un'altra delle sue cene e io non so mai cosa indossare. Tu non dovrai indossare un bel niente. No. Ora sta fuori. No. Buono qui. Dobbiamo pensare al ricevimento, Tania. Circa 40 persone. Niente di esagerato, ma deve essere qualcosa di particolare. Certo. Per favore, amore, non metterti a chiamare tutto il mondo. È solo una proposta. È solo una formalità. Diventerai giudice supremo. Il contrario sarebbe ingiusto e sbagliato. Per una volta sono assolutamente d'accordo con te. Ma aspetta che la decisione sia presa prima di organizzare un ricevimento. Mi costerà molto. Sono così felice per te. È il coronamento della tua carriera. Ci vediamo a pranzo? Farò il possibile. Non esagerare con il canottaggio. Devi essere in forze. È per questo che lo faccio. A dopo. Non fare tardi. Hai preso il cellulare? Cellulare. Ascolta, Eric e Malte hanno lezione. Non mi lasciare da sola con quei mobili. Ti ho mai lasciata sola? Avevo dimenticato questo. Vai, sbrigati. Allora, papà, battuto il record? No, ma quasi. Non ce l'ho fatta per un soffio. Però la mia forma è migliorata. Non mi sorprende, date le novità. Congratulazioni per la Corte Suprema. Grazie, ma non mi hanno ancora scelto. E comunque te lo meriti. Lo pensi veramente? Credi che non sappia riconoscere le tue grandi capacità? Beh, la stima di un figlio è la cosa più importante. Saluta Julia per me. Lo farò e tu saluta la mamma. Sì. Ogni tanto chiamala. Credo che non aspetti altro. Non ti senti bene? Ho avuto un leggero mancamento. Ho mangiato poco questa mattina. Tranquilla. Dov'è Sven? Non avevate un appuntamento? Non lo so, infatti doveva essere già qui, strano. Un'indennità speciale per questo non è nel mio contratto. Te la darà Sven. Ma dove sarà finito con quella canoa?
Forse lui. Adesso mi sente. Pronto? Cosa? Sì, pronto? Olaf, dove sei? Sven ha avuto un incidente. Devi venire subito. È ferito? È in ospedale. Ma cos'è successo? Che cos'è? Non lo so, ma dobbiamo andare da lui. Credo sia molto grave. Se dovesse morire... Per favore, sbrigati! Va subito lì, io ti raggiungo. Sì, 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 certo. Sto arrivando, tesoro, sto arrivando. Olaf, ci sei? Mi senti? Dobbiamo andare da Sven. Dimmi qualcosa, ma non mi senti? Julia, dov'è? Cos'è successo? Sven è stato travolto da un motoscafo. Purtroppo non sanno dirmi nient'altro. È in sala operatoria? No, lo stanno ancora visitando. Hai già parlato con un medico? No. A chi possiamo chiedere? Non ne ho idea. Buongiorno, lei è la signora Maybach, sì. La moglie di Sven? Noi siamo i genitori. Come sta nostro figlio? Buongiorno. Le condizioni di Sven sono stabili al momento. Ha subito un brutto trauma cranico. Probabilmente nello scontro è stato colpito alla testa dal remo. La risonanza magnetica ha evidenziato la formazione di un piccolo ematoma. Lo stiamo tenendo sotto controllo, ma di solito si riassorbono da soli. E se così non fosse? Se il danno fosse permanente? Stia tranquilla. Se l'ematoma non dovesse riassorbirsi da solo, come previsto... Allora dovremo operarlo, ma sono molto ottimista. Venite con me, ora vi porto da lui. Sappiate che abbiamo messo Sven in coma farmacologico. È la procedura normale, dà modo al cervello di recuperare le sue funzioni. No, no, Selma, disdica solamente le udienze delle 11 e delle 13, d'accordo? Non rimandi l'appuntamento che ho alle 15. Sarò in tribunale per la pubblicazione della sentenza. Sì. Ah, sì, la cena di stasera con il presidente della corte. Chieda se è possibile rimandare. Anzi, no, no, lasci stare, cercherò di liberarmi, d'accordo? Tanto qui non posso fare molto. Come? Sì, allora stasera, a più tardi. Grazie. Un attimo, c'è mio marito. Amore mio, sono qui. Come stai? Avete già denunciato l'incidente alla polizia? Lo faremo dopo. Io non ho visto niente. È scappato, ma questa è commissione di soccorso. Ha fatto marcia indietro all'improvviso e mi ha investita. Voi sapete qualcosa? Che macchina era? La prego, signor Westen, non faccia agitare sua moglie adesso. Cosa da criminali? Ecco dov'eri. Ci hanno fatto uscire. Ora gli vogliono fare altri esami. Hanno detto di andare a casa. Ci avvertiranno se ci sono novità. È la cosa migliore. Vuoi che ti accompagni? Vado a casa da sola, non ce n'è bisogno. Ok. Sta tranquillo, ce la faccio. Vieni anche tu? Io devo andare in tribunale per la sentenza del caso Hansen, poi vengo subito da te. Dimmi che nostro figlio si riprenderà. Sì, ma certo. È giovane e forte e l'ospedale gode di un'ottima reputazione.
Vieni qui. Ce la farà. Mi ha chiamato Laura, ti serve aiuto? Sì, ma non posso accettare. Oh, sì, che puoi. Perché lavori in una giornata simile? Abbiamo promesso che avremmo finito la camera per oggi. Vorrei montare almeno il letto, così non dovranno dormire sul pavimento. Ok, ci sto. Ho sempre voluto montare un letto con te. E poi non c'è niente che io possa fare per Sven, tanto vale lavorare. Sta un po' meglio? Non lo so, in realtà. E ho tanta paura. No, vieni qui. Ma di che cosa? Quelle ore stamattina sono state terribili e il medico parla di giorni, di settimane. Come farò ad andare avanti? E se Sven non si risvegliasse mai più? Certo che si risveglierà, ovvio. Ho letto di un uomo che si è risvegliato dopo 19 anni. 19 anni? Ma sei pazzo? Scusa, volevo dire che Sven può risvegliarsi in qualunque momento. I medici hanno tutto sotto controllo e lui si riprenderà dal coma. E quando succederà starà benissimo. Dai, ce la farà. È un tipo davvero in gamba. Ti avevo vista, scusami. Si può sapere dove sei stato? Mi dispiace, ho fatto tardi, lo so, è stata una giornata infernale. Mi rispondi? Di certo non in tribunale, ho chiamato. Io avevo bisogno di stare un po' da solo. Non riuscivo a lavorare. Ci sono notizie di Sven? Le sue condizioni sono stabili. I medici pensano di poterlo risvegliare presto dal coma. Che ti succede? Che c'è che non va? Io ho avuto un incidente. Cosa? Con la macchina? Sì. Quando mi hai chiamato per dirmi di Sven, una ciclista è sbucata fuori all'improvviso. E io facendo retromarcia l'ho investita. Non l'avevo vista, te lo giuro. È ferita? Non in modo grave, credo. Non lo so con esattezza. Non mi sono fermato. Sei andato via? Ero lontano più di 100 metri quando mi sono accorto di quello che è successo. Volevo arrivare in fretta in ospedale. Fortunatamente una persona l'ha soccorsa. E poi? E poi ho portato la macchina nel bosco dalle parti di Amesh. Selma ne ha denunciato il furto. Dimmi che non è vero. Se si viene a sapere, sarai incriminato. Ti potrai scordare la tua nomina a giudice supremo e non potrai nemmeno esercitare più. Sì.
Hai ragione. La cosa migliore è andare alla polizia a denunciarmi. No, un attimo, aspetta. Forse riuscirai a salvarti dall'omissione di soccorso, ma inscenando il furto della macchina ti sei messo in una posizione molto più complicata. Che cosa vuoi che faccia? Qualcuno ti ha visto? No, no, è successo tutto così in fretta. Va bene, è stato un incidente. Hai avuto una reazione istintiva, niente polizia. Non è giusto che il lavoro di tutta la tua vita vada sprecato. E poi non riguarda solo te. Ci siamo dentro tutti e due. Julia Maybach. Cos'è successo, Sven? Sì, resto in linea. Pronto? Sì, sì, mi dica. Ok, fantastico. Lui si è già svegliato? Ah, state iniziando la fase di risveglio. Allora no, io parto da casa immediatamente. Certo, tra poco. Grazie, sì, parto subito. Evviva, hai sentito? Si sta svegliando! Ciao. Ciao, amore. Ciao. Dottore, ha aperto gli occhi. Salve. Bentornato. Come si sente? Cos'è successo? Ha avuto un incidente, abbiamo dovuto indurle il coma farmacologico. Le fa male qualcosa? Sì, la testa mi fa male. E non ricordo niente. Tesoro, sono così felice che tu sia di nuovo qui. Non farmi mai più una cosa del genere, sono quasi morta di paura. Tutto per colpa del canottaggio. Ti ho sempre detto che esageri con gli allenamenti. Non te lo ricordi? Dovevamo montare la camera da letto dei Palmer. Eravamo in ritardo, ma sei voluto uscire in canoa. Palmer, hai detto? Il letto, l'armadio di 4 metri in rovere. Li hai convinti a farlo alto fino al soffitto. Mi dispiace, io... Spesso può succedere che in seguito a un trauma simile il paziente soffra di una parziale amnesia. Si ricorda il suo nome? Sven Maybach. Ottimo, e la sua data di nascita invece? 12 maggio 83. Ok, e il nome di sua moglie? Julia. Io sono Julia, tua moglie. Abbiamo una falegnameria e un cane di nome Bali. Perché si ricorda la data di nascita e non di me? Ci hai fatto davvero spaventare. Ciao. Come stai, tesoro mio? Tutto a posto, mamma, non ti agitare. Bene. Ciao, papà. Ciao. Non fare quella faccia preoccupata. Hai visto? Mi dici sempre che ho la testa dura. Ciao. Allora, tutto bene? Mm-hmm. Sven si è risvegliato. In linea di massima è tutto ok. Che vuol dire? Ha dei vuoti di memoria. In che senso? Non si ricorda dell'incidente. E neppure di me. Sono un'estranea per lui. Ma passerà presto? Parziale amnesia, dice il medico. Normalmente si guarisce, ma non è detto. Non sa che sono sua moglie e non ricorda nulla degli ultimi 4 anni. I suoi genitori invece li ha riconosciuti. Io non so che fare. La memoria gli tornerà tranquilla. Una donna come te non si dimentica.
perché giri qui? È la strada per casa. Se non sbaglio, i miei genitori vivono da quella parte. Noi viviamo a Soda. Sai, dopo esserci sposati abbiamo deciso di trasferirci. Sì, certo. Scusa. L'estate scorsa abbiamo ridipinto la casa di celeste. Abbiamo costretto il fornitore a rimanere aperto finché non trovavamo il colore perfetto. Uno era troppo verde, l'altro aveva delle strane sfumature viola. Eravamo distrutti ancora prima di cominciare a dipingere. Ma alla fine abbiamo trovato il colore giusto, evidentemente. Bentornato a casa! Grazie, grazie. Oh, come stai, bello? Oh, ha sentito la tua mancanza. Il primo giorno è rimasto per ore davanti alla porta ad aspettarti. Dai, 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 adesso entriamo, vieni, dai. Ok. Pronto? Sì, salve Marlene. Siamo appena entrati. Sven sta bene. È solo un po' stanco, credo, ma sta bene. Sì, glielo chiedo, aspetti. È tua madre, vuoi parlarle? Mia madre? Certo. Ciao mamma, come va? Sì, 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 sto bene. Finalmente sono uscito dall'ospedale. No, il posto è carino. Sì, un po' piccolo, ma carino. Ma che sciocchezze, noi ci riabitueremo l'uno all'altra. Siamo sposati. Ok, sì, ti farò sapere. Ci sentiamo. Salutami papà. A presto, ciao. Che cos'è? Questo è il nostro certificato di matrimonio. E alcune fotografie di quel giorno. Vedi? Sei tu, indubbiamente. Mi dispiace molto. Anche se vorrei, io non riesco comunque a ricordare. Non fa niente. Ok. Evitiamo di farci pressioni. L'importante è che siamo di nuovo insieme. Sono così contenta che tu sia qui. Scusa, Julia. Questo... Mi dispiace, non volevo metterti a disagio. Siamo sposati da 4 anni. Noi siamo marito e moglie. È una situazione strana, ne sono consapevole. Preparo del tè? Io preferirei un caffè, veramente. In realtà avevi smesso di berlo. Non so neppure se ce l'abbiamo. Vado a comprarlo, se vuoi. No, non ti disturbare, va benissimo il tè. Nessuna notizia? Caspar mi ha detto che mi avrebbe avvisato. Sono in riunione dalle 10. Sono lì al secondo piano. Di solito finiscono a mezzogiorno. Forse la scelta è più complicata del previsto. Non preoccuparti, sei il migliore. Ancora in pensiero per la ciclista? No. Prima ho chiamato l'ospedale. Ah, sta tranquilla, tesoro. Gli ho detto che era un suo amico. Ha una gamba rotta e è già tornata a casa. È stata fortunata. E anch'io. Oh, che brutta faccia. Buongiorno, Olof. Ti ho visto arrivare e ho voluto darti la notizia di persona. Congratulazioni. Sei stato nominato giudice della Corte Suprema. Il voto è stato unanime. È meraviglioso. Congratulazioni. Sono molto felice per te, amico mio. Più in alto di così non potevi arrivare. Sì, se non consideriamo il ministro della giustizia, il premier e la possibilità di diventare re. Modesto come sempre. Darò un ricevimento, Caspar. Lei verrà? Ma certo, bisogna festeggiare. Verrò volentieri. Sarò lieto di brindare alla tua nuova carica.
Sono così orgogliosa e felice per te. Sei partito dal basso e sei arrivato ai vertici. Beh, dal basso mi sembra un po' esagerato. Mio padre era un artigiano rispettabile che mi ha sempre sostenuto. Ma voleva che tu portassi avanti la sua attività? Sì, ma sono sicuro che oggi sarebbe orgoglioso di me. Ciao, non credevo saresti venuta. Lui è Sven. Lo so, è già da un bel po' che lavoro per voi. Ah, sì, ma certo, sono un po' frastornata. Ciao, io mi chiamo Laura. Sono felice che tu sia qui. Anche io, molto piacere. Sven voleva dare un'occhiata. Laura è praticamente il nostro ufficio. Senza di lei non emetteremo una fattura. Chiaro. Ho una cosa da farti firmare. Quasi finito. In genere io dove mi metto a lavorare? Ovunque. Lo hai fatto tu questo? L'ho disegnato io, davvero, è un mio progetto. E hai tagliato il legno e poi lo hai piallato, incollato e avvitato. Manca solo la lacca. Vieni con me. Sì. Ciao Sven. Hey. Lui è Malte. Lui è Eric. Ciao. Ciao. Ciao Sven. Sono i nostri collaboratori. E questo è quello a cui stavi lavorando ultimamente? Era di mio nonno. Una volta era in camera mia. Come è arrivato qui? Ce l'hai portato tu perché ti ricordava il suo laboratorio. Sì, era un falegname. Mi ha fatto intagliare decine di questi finché non ho imparato a farli bene. Hai sempre amato l'odore del legno e della colla. Sì, è vero. Forse per questo ti sei innamorato di me. Perché mi ricordi mio nonno? Beh, spero non solo per questo. Hai sempre detto che grazie a me avevi scoperto cosa ti piaceva fare davvero. E hai lasciato l'università per fare il falegname. Vuoi dire che ho preso da mio nonno, che ce l'ho nel sangue? Dicevi sempre così. Già. Da bambino al suo laboratorio ho intagliato del legno, lo ricordo. Ma è una cosa che fanno in molti. Se mi piacesse così tanto, dovrei sentire qualcosa, non pensi? Invece per me questo è solo un pezzo di legno. Ascolta, Sven, siamo ancora all'inizio. Le tue mani devono prima ricordare. Io sono stanca, vado a letto. Arrivo subito. Ah, porca miseria. Che cosa cerchi? La camera da letto. Scusa. Puoi entrare tranquillamente. Non sei molto timido di solito. No? Ok. È il viaggio che abbiamo programmato. Lo faremo quando sarai guarito, d'accordo? Tu dormi qui. Credo sia meglio che io dorma in salotto, per il momento. Ok. Buonanotte. Buonanotte. Ciao Sven, come stai? Tutto bene? Cavolo, me ne ero dimenticata, è già così tardi. Eh sì, ciao. Ciao.
Lui è Axel, è un nostro amico in comune. Axel Risse. Lavoriamo nello stesso settore, ci siamo conosciuti tramite Julia. Siete andati subito d'accordo. Axel mi ha aiutato tanto negli ultimi giorni e così l'ho invitato a colazione. Ragazzi, se oggi non è possibile, vado via. No, la colazione è pronta tra un attimo. Faccio le uova. Davvero non ricordi niente di me? Niente. Come se fossi un estraneo? Non sai nulla di noi due? Che dovrei sapere? Abbiamo litigato, ci siamo picchiati, non siamo neanche amici? No, no. Senti, Julia mi tradisce con te, c'è qualcosa tra di voi? Ma come ti viene in mente? Ti presenti a quest'ora del mattino con un prosecco. Sven, puoi prendere la caraffa dell'acqua in cucina? Sì, certo. Dov'è? Vado io. Scusa. Non fa niente. Ho sempre pensato che tua moglie fosse fantastica, ma tu ti sei messo in mezzo. Quindi mi odi e la nostra non è un'amicizia sincera. Ehi, io so perdere. Anche se all'inizio mi davi veramente sui nervi. Pensavo che fossi un presuntuoso, uno studente frustrato che voleva insegnarci tutto e realizzarsi come artigiano. Invece, sei stato molto bravo. Lo dice anche Julia, ma io ho la sensazione di non saper piantare un chiodo. Ti sei dimenticato tutto? Non tutto. Ad esempio, ricordo che il brevetto europeo ha lo stesso valore in ogni stato in cui viene rilasciato ed è soggetto alle disposizioni che sono in vigore in quel paese. Di che parlate? Costituzione svedese, articolo 2, comma 15. La proprietà dell'individuo è tutelata dall'impossibilità che esso possa venire costretto a cederla a una collettività o a un singolo tramite esproprio. La memoria funziona. Sven, tesoro, è tutto a posto? Sì, sì, non ti preoccupare. Ne sei davvero sicuro? A volte ho un po' di mal di testa, ma passa subito se prendo una compressa. Ho qualche problema di orientamento. Ma almeno la strada per venire qui riesco ancora a trovarla, per fortuna. E sono felice. Ho delle domande da farti. Mi dispiace, ho un appuntamento importante e non lo posso disdire. Facciamo così, tu rimani qui, io tra un paio d'ore sarò di ritorno. E questa macchina è nuova? È a noleggio. Papà ha preso la mia, la sua è stata rubata. Ah, sì? Dico a Tania di prepararti qualcosa da mangiare. Volevo sapere perché ho lasciato giurisprudenza. Non lo ricordi? Ricordo che studiavo per la sessione finale. Ti mancava poco, non ho mai saputo perché tu abbia gettato tutto al vento. Avevi ottimi voti. Tu volevi che lavorassi nel tuo studio. Lo volevi anche tu. E che mi dici del nonno? La passione per la falegnameria l'ho presa da lui. Chi ti ha detto questa cosa? A me non risulta. Mi piaceva il nonno, al contrario di te. Non mi piaceva che si sentisse una specie di santo. Per lui solamente quello che veniva fatto con le mani era lavoro. Tuo nonno era molto gentile e affascinante, ma era anche cocciuto. Andarci d'accordo non era facile. Non accettava il fatto che anch'io volessi fare carriera. Tania? C'è Sven? Gli Salve. Potrebbe cucinare qualcosa, magari il suo piatto preferito. Certo. Adesso vado. Noi non possiamo immaginare quanto sia difficile per te, ma se credi che possiamo darti una mano, passa pure quando vuoi e rimani tutto il tempo che ti serve. Questa è sempre casa tua, amore. Grazie. Devo andare. Festeggiamo papà questo sabato. Verrete, vero? Sì, assolutamente. Inizia a mezzogiorno. D'accordo, ciao. 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 E tu alla palla? Salve. Ehi, tieni.
Giulia, puoi sbrigarti, per favore? Non voglio arrivare tardi alla festa. Non so che cosa mettere. Non ho niente di adeguato. Dai, qualche vestito ce l'avrai pure. No, invece no. Dovrei mettere quello che mi avevi suggerito tu. Che sarebbe? Niente. Come niente? Vengo nuda. Lo faresti davvero? Beh, per te sì. Lo faccio? Salve. Le mie congratulazioni. Grazie. Se l'è meritato. Anche a lei, signora. Grazie. Che delizia! Una torta. Questa fantastica. È tutta per me? Oh, grazie infinite. L'hai fatta tu? Come no? Grazie. Oh, eccomi. Complimenti. Qui. Grazie. Come stai? Bene? Il completo è nuovo? Non potevo venire con i jeans. Sei davvero bella. Congratulazioni, papà. Grazie. Sono grazie, figliolo. Salve. Giulia, sono contento. Congratulazioni per il suo nuovo incarico. Grazie. Venite, andiamo a prendere da bere. Dobbiamo festeggiare. Torno su. Sven! Ciao! Che bello vederti. Ciao, Cristina. Non sapevo che fossi tornata a Stoccolma. Lei è Cristina, la sua ex... So chi è, ci siamo già incontrate. Compagna d'università. Ciao, Giulia. Tua madre non ti ha detto che ora lavoro nel suo studio? Nemmeno una parola. Londra non ti piaceva? Dopo il tirocinio, Marlene mi ha fatto un'offerta favolosa. Non la potevo rifiutare. Non te l'ha raccontato? Sì, che l'ho fatto. Solo che non lo ricorda. Sven, come stai? Ero così in pensiero per te. Non ce n'era bisogno. Ti trovo in forma. Questo nuovo taglio ti sta bene. I capelli lunghi erano belli, ma così sei davvero stupenda. Grazie. Pensavo che non ti saresti ricordato di me. E come potrei dimenticarti? Come va il tuo swing? Ci sto lavorando. Vado al campo da golf 2 volte alla settimana. Andiamoci insieme. Ho tanta voglia di giocare. Va bene. Ok. Vieni, c'è quasi tutto il club a ricevimento. Fantastico. Ciao, come state? Ehi. Salve. Un attimo di attenzione. È per me un'immensa gioia vedervi tutti qui riuniti a festeggiare in questa giornata davvero meravigliosa. Io... grazie mille. Grazie. Contento? Detto questo, cari amici, vi sono molto grato di essere qui. Cara, come sta? Davvero? Sì, in effetti. Grazie. Ci vediamo domani. Che calma. Andiamo a farci un bagno. Sì. Stupenda. Beh, tutta sola? Non ti piace la festa? Sì, io avevo bisogno di riprendere fiato. Sembri triste. Beh, considerando che la stiamo festeggiando, neanche lei sembra felice. Non va molto bene tra voi, eh? Già. Lui non sa nemmeno più chi sono. E comincio a pensare che non voglia neppure saperlo. Neanche per lui è facile. Dopo tutto quello che è passato, è un miracolo che si sia ripreso così in fretta. Questo lo so. Ma ho sempre l'impressione di sbagliare, di pretendere troppo da lui. Eppure, devo fare qualcosa. Dagli un po' di tempo. Siamo come 2 sconosciuti. Riacquisterà la memoria, ne sono certo. Eravate una coppia così felice. Questo non si dimentica. Non per sempre, almeno.
Lei era contrario alla nostra unione. No, io ero contrario che lasciasse gli studi e continuo a considerarlo un errore. Ma il fatto che, nonostante gli ostacoli, lui abbia scelto l'amore e realizzato il suo sogno, mi ha davvero stupito. A volte l'ho addirittura invidiato. Come mai? Anche lei ha realizzato il suo sogno. Sì. Andiamo. Credo ci stiano aspettando. Ciao, cane. Ti siamo mancati. Si chiama Bali, dovresti ricordarlo. Certo, vero vecchio mio. E ricordo anche altre cose. Me ne sono accorta. Vai! Vai, forza! Prendi Bali! Ce l'hai con me perché dopo settimane mi sento di nuovo bene? No, ma avermi lasciata da sola per andare ad abbracciare ogni singolo amico del club di golf e condividere vecchi ricordi mi ha ferita. Non è andata affatto così. Ami ancora Cristina? No. Ma che stupidaggini, dai. Sono solo stato felice di rivederla. Siamo stati così tanto insieme. Anche noi, e vorrei essere guardata come guardi lei. Ero semplicemente contento di vedere qualcuno di cui mi ricordo. Qui ci sono solo sconosciuti. Ora ho capito cosa sono per te. No, per favore, non volevo dire questo. Tu non fai nulla per cambiare le cose. Riempi tutti di domande e a me non chiedi niente. Mi dispiace tanto, non ti volevo ferire. Però l'hai fatto. Ehi, Giulia, aspetta un secondo. Mostrami tu qualcosa. Ad esempio, dove ci siamo baciati la prima volta. Eh? Ti va? Quel giorno era tutto diverso. Tu mi hai messo qui e mi hai detto di non muovermi. E poi hai disegnato un cuore intorno a me. Ovviamente tu l'hai fatto più bello. Sono così romantico? Hai addirittura sparso dei petali. Davvero? Mm? Era primavera. Quindi era tutto diverso in realtà. Anche un'altra cosa lo era. Quella volta mi hai baciato tu. E avremmo riso di questa situazione. Sì. Io non ce la faccio. Ti guardo e voglio toccarti. Ti guardo e voglio baciarti. Ti guardo e ho voglia di abbracciarti come una volta. Sai che significa essere guardata come una sconosciuta dall'uomo con cui hai vissuto per anni? Che ora non ti vuole più, che non vuole più saperne di te. Mi dispiace, non lo faccio apposta. Lo so bene. D'accordo. Ma fa male comunque. E tu sai che significa svegliarsi accanto a una persona che dice di essere tua moglie? Stavi con me dalla mattina alla sera. Ci amavamo tanto. Arrivare in una casa dove non sei mai stato e dover credere che quella sia casa tua. Non ci levavamo le mani di dosso. Non ti allontanavi mai da me. E pensare continuamente a cosa vogliono le persone da te perché tu non lo sai. Credo che sia meglio se per un po' non ci vediamo. Mi stai sbattendo fuori di casa? Io non vorrei mai farlo. Ma non vedo altra possibilità per noi. Ho paura che potremmo ferirci, che questa cosa non ci farà andare avanti. Tu hai un'idea migliore? Sven! Quel giorno mi hai detto che non eri mai stato così felice.
Buongiorno. Buongiorno, hai dormito bene? Per la prima volta da quando ho lasciato l'ospedale. Stai facendo la cosa giusta, siediti. Non sono un medico o uno psicologo, ma forse questi anni sono stati un errore. Vedrò il professor Overberg, voglio rimettermi presto in carreggiata. Buona giornata, posso prendere la tua macchina? Serve a tuo padre, la sua l'hanno rubata. Prendi quella a noleggio, le chiavi sono... Nella coppa sul comò, certo, come sempre, grazie. Ciao papà, presto ricominciamo a correre insieme. Volentieri. Ma che gli succede? Nostro figlio sta di nuovo bene. Ne sei sicura? Sì, assolutamente. Tu invece sei certo di non esagerare un po'? Sei distrutto. Sì, sto bene, sto bene. L'allenamento comincia a dare i suoi frutti. Ma la mia tartaruga non è ancora perfetta. Senti, ho dato 100.000 corone a Meret Vesten. Meret Vesten? Ma sei pazzo? È praticamente una missione di... Tranquilla, le ho messo i soldi nella cassetta delle lettere. Non ha lavorato per settimane. 100.000 corone sono un buon risarcimento per quello che le è successo. Ora per me la faccenda è definitivamente chiusa. Speriamo. Finalmente. Puoi dirmi perché non rispondi al telefono? Ha chiamato Ingrid Mahler. Vorrebbe parlare con Sven dell'armadio a muro per la camera dei bambini. Sven se n'è andato. Cosa? Che significa? Ci siamo lasciati. Ho deciso di mandarlo via di casa. Ma che stai dicendo? Siete fatti l'uno per l'altra. Ero sicura che non avreste mai rotto. Tra tutti i miei amici siete l'unica coppia perfetta. Lo pensavo anch'io. Allora perché ti arrendi così? E cosa dovrei fare? Non si ricorda più di me. E non si può costringere una persona ad amarti. Ultimamente sembrava una specie di stalker fuori di testa. Julia. Sven ha completamente sconvolto la sua vita per te. Nel modo in cui lui ti guardava c'era amore, quello vero. Che però adesso non c'è più. Devi solo riprendertelo. E come dovrei fare? Non ne ho idea, ma tu sei la donna di cui lui si è innamorato. Sì, e di cui non si ricorda. Scusa, perché non dovrebbe rinnamorarsi di te? Non posso comportarmi come se tra noi non ci fosse stato niente. Invece sì, come vi siete conosciuti? Grazie di essere passato. Professore, è stato un piacere vederla. Grazie infinite. Allora, com'è andata? Benissimo. Il professor Overberg mi permetterà di dare l'ultimo esame alla fine del semestre. Meraviglioso. Già. Dal prossimo autunno saremo colleghi. Così sembra. Mia madre dovrà liberarmi un ufficio. Lo farà volentieri. Congratulazioni, comunque. Hai impegni per oggi? Le mie riunioni sono tutte terminate. Quindi, se vuoi, oggi pomeriggio sono una donna libera. Facciamo una partita a golf. Ti va? Ma certo. Wow! C'è qualcosa che non sai fare, a parte le valigie e i dolci. Le valigie ho dovuto imparare a farle, visto che non c'eri più tu a farle per me. Ti ricordi? Una volta mi hai detto che io ero la donna perfetta, malgrado i miei difetti. Sì, assolutamente. Ma per oggi evitiamo di parlare di ricordi o di memoria, per favore. Lo so che devo affrontare il mio trauma, ma non tutti i giorni. Una cosa però dimmela. Ti ho lasciato io o sei stata tu? Sei stato tu. All'improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Poco prima del matrimonio mi hai detto che non mi amavi più. E ti ho detto perché lasciavo giurisprudenza? No, quello no. Ma anche se me l'avessi detto non ti avrei ascoltato. È stata dura. Eri l'uomo dei miei sogni. E ora c'è qualcun altro che realizza i tuoi sogni? No, nessuno purtroppo. Magari prima o poi rimetterò le cose a posto. Io pensavo che stessimo ancora insieme. Questo era già molto meglio. Sì.
Ciao. Ciao. La luce era accesa. Tutto bene? Sì. Ho una montagna di lavoro, sono sempre in ritardo. Posso darti una mano io, se vuoi. Sei gentile. Di sicuro mi servirà. Ma questa volta ti pago. Laura ha detto che tu e Sven vi siete lasciati. È una pausa di riflessione. Perché vai in giro a dire certe cose? Mi sono informato sulla amnesia parziale. Se la memoria non torna nelle prime ore o nei primi giorni, non tornerà mai più. Perché mi stai dicendo questo? A volte sei davvero crudele. Vorrei solo che non ti facessi illusioni, che fossi realista. Ti faccio una proposta. Ti va di lavorare insieme? Tu un artigiano edile e io un falegname, può funzionare. Possiamo aprire una ditta che offre un servizio completo. Realizzeremo sia la casa che i mobili. È una grande idea. Voglio rifletterci, ma ora non ho la testa per farlo. Certo, non c'è fretta. La polizia, signor Maybach. Si tratta della macchina. Salve. Salve. Sono il commissario Jasper. Scusi il disturbo. Siete riusciti a ritrovare la macchina? Sì, era nei dintorni di Ameshow, in un bosco. Degli escursionisti l'hanno vista l'altro ieri. La macchina è stata coinvolta in un incidente. Le prove sono inequivocabili. Con lo stesso veicolo, il 16 luglio, purtroppo è stata investita una giovane donna sulla strada d'Ingaro. È agghiacciante. E la ragazza come sta? Ah, Marlene Maybach. La macchina è di mio marito. Ha una frattura scomposta alla gamba. Per fortuna si è fermata una macchina e il conducente ha chiamato l'ambulanza. L'incidente è accaduto il giorno in cui è stato denunciato il furto della macchina. Dovrei parlare con suo marito. Adesso è in tribunale, se le posso essere d'aiuto io. È solo una formalità. Il signor Maybach ha dichiarato che il giorno in cui è avvenuto l'incidente, il 16 luglio, era qui a casa. Il 16 luglio? Sì, era il giorno in cui è venuto a sapere della nomina alla Corte Suprema. Lo ricordo chiaramente. Abbiamo fatto una lunga colazione e soltanto più tardi si è accorto che la macchina era stata rubata. La sera precedente avevamo cenato insieme vicino al tribunale e visto che lui aveva bevuto un po' troppo, ha deciso di lasciare lì la sua macchina e di tornare a casa con me, ma questo lo sa già. Bene, perfetto. Se suo marito era qui, allora devo escludere che sia coinvolto nell'incidente. Grazie, per ora è tutto. Sta forse accusando mio padre di aver mentito? Considerando che non ci sono testimoni che hanno visto la macchina quella notte, era mio dovere verificare. Vi ringrazio. Potete andare a ritirare la macchina. Ma che assurdità. Dovremmo lamentarci con un suo superiore. Accusare papà di omissione di soccorso è davvero il colpo. Quel poliziotto sta facendo il suo lavoro. Credo che sarebbe meglio lasciar correre. Giulia, che ci fai tu qui? Passavo da queste parti e ti ho visto. Posso? Non mi fermerò molto, poco tempo. Cosa stai facendo? Studio. Vengo sempre in questo caffè, cioè voglio dire, io ci venivo prima. È carino anche dentro. Ci venivo sempre anch'io. Ah. Prende qualcosa? Non prendo niente, grazie. Grazie. Noi ci siamo conosciuti qui. Davvero? È successo così. Ho pensato, guarda che topo di biblioteca. Posso bere? Certo. Quello che mi infastidisce di questa situazione è che tu ricordi com'era prima e io no. Lo capisco perfettamente. E non voglio farti pressioni, davvero. Sono solo passata di qui, come sempre. Ok, ti credo. Non voglio distoglierti dallo studio.
Aspetta, adesso devi raccontarmi per forza come ci siamo conosciuti. È successo lì. L'unico posto libero era accanto a te. Non alzavi mai gli occhi dai tuoi libroni. Ma tu mi avrai detto qualcosa. Credo di averti solo chiesto di cosa trattassero quei grossi libri. Sì, e io ti avrò risposto diritto. E poi tu hai voluto sapere di me, così ti ho raccontato che lavoravo con il legno. E lo hai trovato fantastico. E abbiamo continuato a chiacchierare. Tutto qui, niente di particolare. Ok, ora me ne vado. Conoscerti è stato un piacere, Sven. Anche per me, Julia. Julia! Julia! Il tuo cellulare! Tu non lo sai, ma stai facendo le stesse cose. È successo anche allora. Però quella volta non l'avevo fatto apposta. Ma c'è dell'altro. Adesso ti ricordi? Ci provo. Cos'è successo? Prendi i libri e te lo faccio vedere. Dai! Ok. Ehi, ferma, smettila. Dai, ora devi scendere. No, non è andata così, non mi hai fatto scendere. Io sono caduta lì dentro. Non credo a una sola parola, ti stai inventando tutto. Vuoi convincermi a salire così cadrò anch'io lì dentro? Non sono salito allora e non lo farò neanche adesso. E invece l'hai fatto, senza esitazioni. Ehi. Ma non mi hai preso e così sei caduto anche tu. E ora lo vuoi rifare sotto gli occhi di tutti, vero? Anche allora eravamo sotto gli occhi di tutti. Ma forse hai ragione, meglio passare a quello che è successo dopo la fontana. E cosa è successo? Tutti e due eravamo molto bagnati. Ho un appuntamento, scusami. Ma ammettilo ora, ti sei inventata tutto. Chi lo sa? Se il primo giorno è andato così, non ci scommetterei. Forse era il secondo. O il terzo. Quando vuoi sapere qualcos'altro su di te, chiama. A che stai pensando? Ho la sensazione di essere tornato. Ora mi sento bene. Io mi sento finalmente meglio. E credi che questo possa dipendere anche un po' da me? Sì, sì, il merito è anche tuo. Dai, tuffati anche tu! Dai! Meraviglioso, vero? Ciao! Ah, eccovi! Mangiate con noi? Cristina mi ha solo riaccompagnato. Io avrei un appuntamento. Beh, rimandalo, no? Ne sei sicura? È una serata così bella. Bene, ecco la macchina. L'hai portata a casa? L'officina aveva già chiuso. Non è ridotta così male. In ogni caso voglio venderla. Ha conosciuto giorni migliori. La vittima dell'incidente sta bene? È una donna e si è rotta una gamba. Ah, poteva andare molto peggio. Era lo stesso giorno del mio incidente. Sì, Sven era qui quando è arrivata la polizia a comunicare il ritrovamento dell'auto. Su, accendiamo la griglia e passiamo una bella serata. Facciamo le cose con calma. Sì, sono d'accordo con te. Ciao.
Sven, perché Cristina è già andata via? Domani deve alzarsi presto. Prima non le impediva di passare la notte qui. Ma io devo studiare. Adesso stai esagerando. Ma tu lo sai quanti esami avrò la prossima settimana? Sì, e trovo davvero fantastico che tu abbia ripreso i tuoi studi. Beh, buonanotte. Sven, visto che siamo in argomento, una volta avevo dei dubbi nei confronti di Cristina, ma ora che lavoro con lei, posso dirti che è diventata una donna eccezionale, fa il suo lavoro alla perfezione. Tutti stravedono per lei. Scusa, dove vuoi arrivare? Vedendovi insieme ho l'impressione che gli ultimi 4 anni non siano esistiti. Beh, anche per me non sono mai esistiti. E voglio dire, il destino vi ha dato una seconda chance. Non fartela scappare questa volta. Provate ancora qualcosa l'uno per l'altra. Siete così affiatati. E poi tu sei in debito con lei. Perché l'ho lasciata io, cosa di cui non mi ricordo affatto. E che mi dici di Giulia? Non sono in debito anche con lei? Questa è una situazione che andrebbe cambiata il prima possibile. Non puoi essere sposato con una donna che nemmeno conosci. E poi, in tutta onestà, ecco, Giulia è davvero una ragazza incantevole, ma non è la donna con cui costruire una vita. Ma e qual è la mia vita? Beh, questa, lo studio, Cristina. E se invece la mia vita fossero quei 4 anni? E non credi sia un segno? Di Cristina ti ricordi, Giulia l'hai dimenticata. Comunque, annullare il matrimonio non è un problema. Ma in ogni caso le parti devono essere d'accordo. Lui non ricorda nulla e Giulia non può continuare a comportarsi come se quel legame valesse. Credo che siano loro a dover decidere. Nostro figlio ora non può prendere decisioni. Dobbiamo farlo noi per lui. È nostro dovere. Non è malato. Ha solo dei vuoti di memoria. Che almeno sono serviti a qualcosa. Buttarsi a capofitto nello studio è stata una sua decisione. Già. Non ha alternative se vuole recuperare 2 anni in 6 mesi. Spero soltanto che la smetta con la storia della falegnameria. Come hobby potrebbe anche andare bene, ma certo non come lavoro. Ti prego, abbiamo già parlato di questo. Mio padre ha lavorato come falegname per tutta la vita ed è stato molto felice. Ah, sì? Ma suo figlio gli ha dovuto pagare la casa di cura, perché lui non aveva niente. Non per colpa sua, ci furono circostanze sfavorevoli. E io l'ho fatto volentieri. Per mio figlio desidero qualcosa di meglio. Per lui o per te? Che vuoi dire? Abbiamo esagerato nello stabilire cos'era meglio. Hai sempre deciso tu per lui. Non è affatto vero. E l'anno all'estero? Lui voleva andare in Australia e tu hai tessuto così tanto le lodi di Oxford che si è convinto che fosse una sua idea. Gli ha dato tanto a Oxford, era la scelta giusta. E il calcio? L'hai iscritto a golf perché non avesse più tempo per praticarlo. A lui piace il golf. Sì, questo è vero, ma non subito. Non gli hai dato modo di scegliere. E anch'io ho lasciato che tu mi condizionassi. A diventare giudice supremo? No, io mi riferisco all'incidente. Olof, ma tu davvero vuoi dare a me la colpa di quello che è successo? Certo che no. Ma io volevo andare alla polizia. Sono tornati? Si tratta dell'incidente? Oh, eccoti. Cominciavo a temere che facessi tardi. Parlavamo della vendita della macchina. Ciao. A dopo. Devo andare, ci vediamo stasera. Aspetta, ti accompagno in città. Ciao, Sven. Pronto? Giulia, ciao. Ciao, Sven, mi hai chiamata? Io? No, non l'ho fatto. Ah, ok. È una cosa che fa il tuo telefono, succedeva spesso anche prima. Non so come, ma partono le chiamate.
Potresti bloccare i tasti prima di metterlo in tasca? Ciao, Sven. Giulia, aspetta un attimo. Io volevo parlare con te, vorrei sapere un paio di cose. D'accordo. Possiamo vederci più tardi? Va bene. Diciamo a luna... La fontana? Eh? Sì, certo. Ok, allora a dopo. Ciao. Ciao, Sven. Marlene, che succede? Volevo vedere come stavi, se avevi bisogno di qualcosa. Grazie, me la cavo. Se la tua falegnameria... La nostra falegnameria è ancora mia e di Sven. Se a causa della sua assenza devi far fronte a qualche spesa, siamo disposti a farcene carico. È molto gentile, ma al momento non so dirle se è necessario o meno. Giulia, stiamo pensando di far annullare il vostro matrimonio e volevamo sapere tu che cosa ne pensi. Voi o Sven? Sven non ha il coraggio di chiedertelo, anche se non ti riconosce, ha dei sensi di colpa nei tuoi confronti. Volete darmi dei soldi per liberarvi di me? Non ci penso affatto a far annullare il nostro matrimonio. Hai frainteso, vorremmo solo che Sven potesse condurre di nuovo una vita normale, libero da qualunque peso. È la cosa più giusta. E con me non aveva una vita normale? Ha scelto un altro tipo di vita, vuole finire gli studi, ha bisogno di tutte le sue forze per riuscirci. Marlene, io parlo solo con Sven dell'eventuale annullamento del matrimonio. Ehi, hey, ciao. Cosa vuoi? Guarda che cosa ho trovato in un libro. Perché mi hai fatto venire qui? Per dirmi che il matrimonio è annullato? Chi te l'ha detto? Che non hai il coraggio di dirmelo in faccia? Come, scusa? Che sono un peso del quale devi liberarti. Di che cosa stai parlando? Non capisco. Sei un vigliacco, hai mandato da me tua madre. Mia madre è stata da te. Sai, magari hai lo stesso aspetto. Ma non sei più l'uomo di cui mi sono innamorata. Torna pure al tuo mondo normale e a tutte le sue bugie. E di a tua madre che il matrimonio verrà annullato, così riavrà tutto per sé suo figlio. Buongiorno. Buongiorno. Posso parlarti, per favore? Sono pronti i fascicoli per domani, certamente. Non potevi aspettare stasera? Se deciderò di far annullare il mio matrimonio, sarò io a comunicarlo a Giulia. Come ti è venuto in mente di intrometterti? Ha frainteso. Volevo sapere che ne pensava. Andava presa una decisione. In futuro evita certe iniziative. Volevo accelerare un po' i tempi e risparmiarti un compito spiacevole. Mi occupo io delle mie faccende personali. Per l'ultima sessione ti devi liberare delle situazioni poco chiare e concentrarti sullo studio. Non hai il primo esame oggi? Papà ha ragione. Tu riesci sempre a farmi fare quello che vuoi. Io non volevo andare ad Oxford, ma in Australia. Hai origliato. Stavate parlando a voce alta. Tu e tuo padre siete uguali e non intendo farmi rimproverare perché penso unicamente al tuo futuro, a differenza di quanto fate voi. Sarà stata una situazione del genere a farmi lasciare gli studi. Di sicuro volevi obbligarmi a fare qualcosa. Io non ti ho mai obbligato, ti ho convinto. Parli di Oxford, lì hai imparato un inglese perfetto e il diploma è riconosciuto ovunque. Dopo la laurea potrai andare a Londra, New York. E se volessi altro? Se volessi una vita diversa? Io non ne ho idea, è questa la cosa che mi fa impazzire. Continuo ad avere la sensazione che mi stiate nascondendo qualcosa. Che cos'è questa storia dell'incidente di cui state sempre a bisbigliare? Si tratta del mio incidente o di qualcos'altro? Io voglio la verità. Non ti stiamo nascondendo proprio niente. Volevamo solo aiutarti ad uscire da una situazione difficile. Non ti credo. Che significa? Sono passata a portarti le tue cose, vado via subito. Cosa? No. Ehi. Io non voglio far annullare il matrimonio. Io sì. All'improvviso, perché? Perché non esiste più e perché tua madre ha ragione. Prima mettiamo la parola fine e meglio è. Ehi,
Mia madre non ha affatto ragione. Mia madre non fa che peggiorare tutto. Sven, io non ce la faccio più. Non voglio andare avanti così e non voglio più vedere le tue cose in giro. Voglio un po' di tranquillità. Forza, scendi. No. Cosa vuoi da me? Non lo so, io... Smettila, Giulia. Da questa macchina! Non lo so ancora, ma lo voglio scoprire. Non posso rimettere in scena giorno dopo giorno la nostra vecchia vita sperando che tu prima o poi ti possa ricordare di me. Non ne ho le forze. Dammi un'altra chance, una seconda chance, ok? Ricominciamo dal giorno del mio incidente. Che ne pensi? No, non lo voglio fare. Io voglio la mia vita qui e adesso. Con il mio Sven. Non ci provare, lasciami in pace. Smettila di corrermi dietro. Mi sento ingannata e abbandonata ed è così triste. È semplicemente un incubo. È un incubo anche per me. Se una persona perde la memoria non deve diventare fredda e insensibile. Non è questo l'uomo che mi amava e che Giulia, potrebbe mai amarmi. Giulia, hai ragione, ma io ti amavo, lo vuoi io capire? Io non voglio più amarti, Sven. Io ti amavo, ora ne sono sicuro. Sì, aspetta. Però non te lo ricordi. Lasciami in pace, lasciami andare. Stai facendo? Di un po' sei impazzito! Lasciami andare, basta adesso! Ti tengo stretto! Ti tengo! Ti tengo! Oggi c'è l'esame, se non lo faccio avrò buttato via gli ultimi 6 mesi della mia vita. Ma non importa, tanto sono comunque in ritardo. Ti accompagno io. Eh? Ti porto io. Andiamo. Grazie. Stimato ministro, eccellenze, onorevoli colleghi, cari amici. Siamo chiamati a esprimerci su giustizia e ingiustizia, spesso così vicine l'una all'altra. E ha ragione, ci prendiamo del tempo prima di emettere un verdetto. Le persone che siamo chiamati a giudicare, invece, spesso hanno solo un secondo per decidere. Sven mi preoccupa. Non capisco cosa ci trovi in quella donna. Non vuole l'annullamento. Tu non dovresti intrometterti. Temo che ricominci tutto da capo. Sarebbe un disastro. Pian piano sta iniziando a ricordare. È un bene, no? Oggi mi ha chiesto dell'incidente. Ci ha sentiti che ne parlavamo. Non so se sia davvero un bene che ricordi ogni cosa. Eravate insieme, ma tu hai dichiarato alla polizia che eri con me. È stato in coma, Marlene. Non si ricorderà esattamente del giorno e dell'ora. Ciao. Com'è andata? Credo bene. Ho preso 28 su 30. È fantastico. Già. Tieni, questi sono per il tuo primo esame. E questo è per te. Andiamo, ho prenotato un tavolo. Aspetta, Cristina. Avevamo detto di andarci piano. Lo stiamo facendo. Se fosse per tua madre, saremmo già sposati. Non voglio farti male un'altra volta. Non accadrà. Non posso farlo. Che cosa stai cercando di dire? Io non posso rimettermi con te come se niente fosse. Stanno riaffiorando dei ricordi. Ami ancora Giulia? No, non mi ricordo ancora nulla, però sento che c'era qualcosa tra me e lei e non posso ignorarlo. Quindi mi stai lasciando? Come l'ultima volta? È sempre per la stessa donna. Mi dispiace. Anche a me. Un ultimo bacio. Comunque, pranziamo insieme? No. Per favore, non puoi farmi questo. Ho invitato degli amici e poi sei in debito con me. Va bene.
cosce, dai, andiamo a giocare, forza. Di là. Ciao. Ciao. Allora, di che volevi parlarmi? Ci ho pensato e ho deciso di mettere insieme le nostre attività. È una notizia fantastica. Facciamo un brindisi allora. Ah, certo. Grazie. Tutto bene. E Sven è d'accordo o ne resta fuori? Lui è fuori. Parecchio fuori, sì. Riempilo, sete. Non è ancora tornato? Già, e non lo farà mai. Annullerà il matrimonio. Ok. Allora, i nostri fantastici progetti. Sì. Noi trascorreremo molto tempo insieme. Magari non ci avvicineremo solo nel lavoro. Sarebbe bello. Sarebbe davvero bello. Vigliacco. Quell'idiota. È solo uno stupido idiota. Crede di poter avere due donne contemporaneamente solo perché ho un buco in testa. Non con me. Non parlerò mai più con lui. Credi che gli permetterò un'altra volta di mettere piede in casa mia? Non potrà avvicinarsi a meno di 100 metri. Giulia? Giulia? Giulia, per fortuna che... Sono Axel. Axel. Puoi passarmi Giulia, per favore? Adesso non può parlare. E sicuramente non con te. Cavolo, Axel, dai, passami Giulia. Mi dispiace, Sven. Ora non può, ma mi ha chiesto di dirti che non ti vuole più vedere né sentire. Siamo soci in affari e tu devi starle lontano. Hai intenzione di procedere per vie legali? Se sarà necessario. Addio, Sven. Sono Giulia Maybach, lasciate un messaggio. La stima di un figlio è la cosa più importante. Saluta Giulia per me. Lo farò. E tu saluta la mamma. Ciao, papà. Ciao. È bello vederti qui. Mi fa piacere. Quando è stata l'ultima volta che siamo stati in questo posto? Io non me lo ricordo, perché? Non era lo stesso giorno dell'incidente, papà. All'improvviso mi è apparsa un'immagine. C'entrava la tua nomina. No, non può essere lo stesso giorno. Quella mattina ho fatto colazione con tua madre, avviene di rado. Però noi venivamo spesso qui. Sì, ma quando è stata l'ultima volta? Mi dispiace, non te lo so dire. Deve essere successo nel periodo di cui non ho più memoria. Ricordo che prima in canoa ci andavo sempre di sera. Vabbè, allora sarà stato qualche giorno prima dell'incidente. A quanto pare, figliolo, ti sta lentamente tornando la memoria. È fantastico. Però mi fa paura. Ma una decisione almeno l'ho presa. Io e Cristina non torneremo insieme. Ah, sì? Di questo tua madre non sarà contenta. Grazie. Comunque spetta a te decidere. Vuoi tornare da Giulia? Non lo so, non so più niente. Non so quale vita sia giusta o quale sia quella sbagliata. Ti invidio così tanto. Tu hai sempre saputo cosa volevi. Sì, dopo tanti anni svolgo ancora il mio lavoro con passione. Non riesco a immaginare di avere una passione così per la falegnameria o la legge. Noi siamo come dei musicisti. I codici per noi sono come le note per loro. Dobbiamo riempirli con la vita. Che cosa vuoi dirmi, papà? Scusa se in passato abbiamo cercato di spingerti in un'altra direzione. Se ti abbiamo ostacolato con Giulia e la falegnameria. Non devi aver paura delle tue scelte. E soprattutto, non farti scrupoli verso di noi. Decidi tu. Per te, per voi.
A stasera. Devo dirti una cosa, Marlene. Sì, però fai in fretta. Non posso mentire ancora a nostro figlio. Lo so. Mi vuoi dire la verità? Pensavo ci fossimo chiariti. Ne possiamo parlare stasera? Devo andare. Io non posso vivere fino alla fine dei miei giorni con la paura che prima o poi la verità venga fuori. Non ce la faccio. Che lui lo sappia o no, non ha importanza. Invece per me ce l'ha, e come? Sono un giudice di questo paese. Da me ci si aspetta una certa integrità che rappresenti la giustizia, al di là delle questioni personali. Io ho infranto la legge. Vai in prigione, incontrerai sicuramente qualcuno che conosci. Almeno così potrò guardarmi ancora allo specchio. Non ti aspetterai che io venga con te. Cosa c'è? State litigando? È soltanto una piccola discussione. Papà, io ho ripensato alla mattina del mio incidente e sono sicuro che... Oh, Sven, hai pienamente ragione. Quel giorno ci siamo incontrati al porto. Olaf, ti prego, non farlo. Stavo andando in tribunale con la mia macchina e ho investito quella povera donna. Cosa hai fatto? Ero al telefono con lui, gli stavo dicendo del tuo incidente. Era sotto shock, purtroppo non l'ha vista. Qualcuno si è fermato ad aiutarla e io sono andato via. Perché voleva venire da te? Ho commesso il reato di omissione di soccorso. Se si fosse costituito, non sarebbe diventato giudice supremo. Non poteva andare alla polizia. Sven, noi volevamo cercare di risparmiarti un dolore. E anche fare in modo che non mi ricordassi della mattinata in canoa e nemmeno di Julia. Non è così, te lo assicuro. Noi vogliamo soltanto che tu recuperi la memoria. Ma speravamo solo che tu non ricordassi tutti i particolari. All'improvviso era tutto come prima. Ti avevamo perso. E ora sei di nuovo qui. Ma tu volevi solamente allontanarmi da Julia. Sven, mi accompagneresti alla polizia? Sei sicuro di volerlo fare? Sì, altro che. Certo. Vado via per qualche settimana. Non lo sa nessuno. Devo farlo. Che mi dici della falegnameria? Ne ho già parlato con Axel. Metteremo insieme le nostre attività e mentre io non ci sarò, lui sarà il tuo capo. Poi vedremo come riorganizzarci, se per te va bene. È ovvio, ma credi che fuggire sia la soluzione giusta? Julia. Fuggire non è mai la soluzione giusta, questo lo so. Ma devo andarmene via. Ho bisogno di pensare. E dove andrai? Farò un lungo viaggio. Un viaggio che in realtà non avrei dovuto fare da sola. Dovremmo essere molto forti. Axel, sai dove è Julia? Non mi risponde al cellulare. Sven, per favore, vattene da qui. È nel laboratorio, vero? Mi ha chiesto di occuparmi della falegnameria e di tenerti lontano da lei. Ma sei pazzo, sposta! È troppo tardi! Lascia in pace Julia. Ti avverto, smettila subito di fare questi giochetti. Julia è mia moglie. Ah, all'improvviso è tua moglie. Ricordi tutto o la tua è un'altra messa in scena? Ma hai idea di quanto tu l'abbia ferita? Lei vuole dimenticarti per sempre. Axel, io non ho voglia di fare a botte con te. Ma se è questo che vuoi, io sono pronto. Julia è una donna fantastica. Come hai fatto a dimenticarla? Julia! Vorrei avere io una donna che mi ami come Julia ama te. Ma non te ne importa niente e non mi stupisco che tu sia arrivato tardi. Laura, dov'è mia moglie? Se n'è andata. Ti sei rimesso con la tua ex. Come hai potuto? Ma no, è un equivoco. Ti prego, dimmi dove posso trovarla. Sven, arrenditi. L'hai persa ormai. Laura, ti prego, dimmelo. Io amo Julia. Sta partendo per un viaggio che avrebbe dovuto fare con te. Grazie.
moglie è a bordo. Fermo, fermo, fermo! Giulia! Cos'hai da urlare? Giulia, la storia con Cristina non esiste, non c'era niente. È stato solo un gigantesco equivoco. E allora? Se vuoi scendere devi sbrigarti. Ma io non voglio. La prima fermata è San Pietroburgo. Ottimo. Ci volevamo andare insieme, vero? Ti è tornata la memoria? Questo no, però io ho capito che ti amo. E il tuo esame? Vuol dire che lo rimanderò. Sarò un falegname con la laurea.